E ciao a tutti ragazzi, ed oggi sono qui per presentarvi due mod molto molto interessanti. Sono la Field Lease e la Field Calculator. Hanno a che fare ovviamente col discorso campi e adesso capiremo a cosa servono. Vi anticipo che entrambe purtroppo sono solo per PC e l'autore è KR Softwares e che fa parte, diciamo, dell'area LS Mod Company. Ma andiamo a vedere in dettaglio di cosa si tratta. Come abbiamo detto, le due mod riguardano i campi e partirei dalla prima che è semplice, però un attimino, proprio un attimo va capita ed è la Field Lease. Cosa fa? È praticamente il leasing dei campi, quindi voi non siete più costretti a comprarlo a prezzo pieno, ma chiedete appunto un leasing. Dove si trova la mod? Vabbè, una volta spuntata inizialmente nel gioco, fate tasto ESC e vedete qua la prima dove c'è questo simbolo del pacchetto di dollari e dei campi Lease Farmland. Come si legge questa tabella? Sembra semplice, alla fine lo è, però ci sono due mini accortezze. Free Farmlands non sono i campi. Infatti, se guardate, tipo il 45 non ha un numero, perché appunto il numero qua della terza colonna Fields è quello, il numero dei campi. Ve lo dico perché in primis uno tenderebbe a pensare un attimo che prima mette il numero di campi, ma in realtà ci sono zone appunto come 49, 50, 51 e dalla 53 alla 55, ed in questo caso perché sono sulla mappa originale, quella francese del gioco, quindi proprio tutto originale, non nessuna mod tranne questa e l'altra che poi vedremo che è qua, ve l'anticipo, la Field Calculator. Queste zone sono quelle, diciamo, tipo la farm principale oppure zone appunto come ad esempio ve la mostro subito da questo menu. Questa, se io faccio X per comprarla, vedete non ha un numero, però è comunque, come dire, è segnata al catasto che potete comprarla. È una zona forestale, di norma sono zone forestali o magari qualche zona lasciata, diciamo, con la possibilità di essere acquistata, ma senza che sia realmente un campo. Infatti vediamo un valore 926.832 e dalla Lease Farmland vedete che è 926.832. Quindi lo capite anche da qua. Non è immediato, ecco, capire quelle zone che non hanno un numero di campo, quale siano, però confrontate un attimo quei soldi che ipoteticamente è, come dire, indubbio che ci siano due zone che siano uguali di prezzo, quindi lo dovreste capire per esclusione, ecco. Però facciamo il caso semplice dei campi e quindi questa era la prima parte strana, diciamo, che andava un attimo capita, un attimo scremata. Vediamo ad esempio noi nell'ipotesi che vogliamo comprare, non comprare ovviamente tutto, altrimenti non avremo questa mod, ma volevamo prendere in affitto, quindi a leasing, il campo 40. Vi dicono il costo è 81.624. Vediamo se è vero, il 40 deve essere qua in zona, ok, anzi è quello qua di casa, e 81.624, quindi è lui, e lo vediamo qua. Che poi vi dice costo al giorno 816 euro. Guarda caso, non è un caso se vedete 81.624, 816, 141.024, 1410. Quindi il prezzo, come vedete, è stato ridotto di 100 volte. Quindi ogni giorno voi costo al giorno andrete a pagare un centesimo del campo. Però non è finita lì perché appunto qua abbiamo i due tasti, vabbè, X, quindi buy, compra, è banale e potevate farlo anche senza mod, però è giusto che ci sia. Quello che interessa a noi, ovviamente, cosa che fa in più la mod, è quello di permettervi appunto di prenderlo in leasing. Quindi noi facciamo spazio e qua vi chiede, perché da pagare non è solo, non sarà solo, anzi, gli 816 euro al giorno, ma inizialmente andrete a pagare, e ha fatto sempre per comodità cifre comode, quindi una cifra 10 volte maggiore, quindi andrete a pagare il decimo del costo iniziale.
Quindi, se noi vogliamo prendere appunto la zona 20, che sarebbe il campo 40, dobbiamo subito pagare 8.162 euro e poi 816 euro al giorno. Quindi mi fermo un secondo, rimetto gli add, ho messo che ho 100.000 euro tondi tondi per essere comodi. Quindi questo campo decidiamo di far leasing, mi dice dovete pagare 8.162, ok? Sì, quindi intanto vi informa che è stato messo a leasing e quindi è stato estrapolato dalla tabella sotto e portato sopra, quindi lo abbiamo lì. Vi mostra che ora selezionando questo potete far dissolve lease, quindi come dire, dare indietro il campo e quindi non ricevete nulla, però non pagherete più nulla da quel momento in poi. Andiamo a controllare, vedete, dai 100.000 sono arrivato a 91.838, che è la differenza di quegli 8.100, quel che è, insomma. E questo è il primo pagamento che va fatto una volta sola, quindi il decimo del valore del campo. Poi, se noi tiriamo avanti velocemente il tempo ed arriviamo a far girare, a far ciclare, diciamo, un giorno, quindi vado un attimo più veloce, arriviamo alla mezzanotte, 816 altro, cos'è? Ovviamente quegli 816 di costo al giorno. E prima di concludere con la field lease, vi vorrei lasciare una piccola nozione anche tecnico-economica che ho voluto lasciarvi per così notizie, anche perché sono come San Tommaso e volevo controllare una cosa. Ho controllato e in pratica la spesa vale fino circa a 90 giorni. Adesso vediamo di capire velocissimamente il grafico, magari a qualcuno può non interessare, ma ad altri così per notizia e cultura personale magari sì. In ordinata, quindi sull'asse Y, investimento, quindi gli euro banalmente, sotto l'asse X, i giorni. Quindi se io compro il campo che era 81.000 eccetera, vedete la linea blu orizzontale, ho speso ed è una spesa stata fatta costante, nel senso esce 81.000 e l'avete spesi subito e basta. Mentre con la parte leasing cosa succede? Pagate subito il primo giorno, diciamo, ecco quel 8.100, quel che è, quindi quel 10% del campo, quindi vedete lo scalino che la retta arancione parte quasi quasi dal 10.000, infatti dovrebbe intercettare l'8.000, e poi tutti i giorni pagate un tot, pagate quel 100 volte in meno del totale, insomma, quello che abbiamo detto prima. Quindi, cosa succede? Con questo grafico vediamo appunto il punto di incrocio fin dove, diciamo, vale e ha senso aver fatto il leasing e fin dove no, perché dopo vedete che andate a pagare ovviamente di più. Dov'è questo punto? È l'incrocio della retta orizzontale di quella inclinata, quindi di quella blu e di quella arancione, ed è al 90° giorno. Quindi se poi il campo lo tenete più di 90 giorni, andate ogni giorno a pagare 816 euro e da quel momento in poi lì lo state pagando di più che se averlo comprato. Poi ovviamente mi direte sicuramente tutti gli altri giorni come dire, siamo stati comodi perché non abbiamo sborsato subito la spesa degli 81.000 eccetera euro e abbiamo pagato un poco al giorno. Ok, però capite che questo punto, insomma, è comunque importante da sapere. E ho fatto il conto per due campi e alla fine è fisso, perché se pagate prima il 10%, poi l'altra percentuale, eccetera, alla fine per tutti i campi sarà sempre 90 giorni come giro di boa, insomma, fra comprarlo o prenderlo a leasing. Cari ragazzi, e dopo aver visto la mod che vi permette di affittare i campi, voi avete i vostri campi, alcuni affittati, alcuni no, avrete fatto i vostri conti, avrete fatto i vostri bilanci. Vediamo l'altra, la Field Calculator, che è molto più semplice, però molto interessante comunque. Perché cosa vi dice? Vi fa il conto di quello che necessitate sul campo. Fatemi spiegare.
qua vedete che abbiamo il 40, in realtà non il campo 40, abbiamo già detto è la zona, ma comunque avete il vostro campo e vi dice che è 0,92 ettari, vi servono 2989, qualche litri di calce, quasi 200 litri di fertilizzante, quello solido ovviamente, o in caso 269, qualcosa di liquid fertilizer, quindi fertilizzante liquido, pari merito anche per l'erbicida. E dopo in ultima fase vediamo concime, quindi letame e liquame, ma anche digestato, che per farming è la stessa cosa, e lì vi servono gli stessi litri, servono 13.000 litri. Quindi anche da qua vediamo come dire, ci sono sempre dei conti da fare, nel senso è gratis, avete le stalle, però ne servono, cioè veramente ci sono diversi ordini di grandezza, qua siamo neanche a 300 litri contro 13.000, quindi ce ne sono 13.000 qua di differenza. Quindi già qua vedete quanto serve se usate la parte, diciamo, naturale della fertilizzazione. Però ecco, vi dà delle informazioni per quello che vi può interessare, appunto, per andare a completare e massimizzare il rendimento del campo. Ve lo dà per tutti i campi, come vedete, dopo quelli che voi avete acquistato o addirittura, ripeto, a leasing, ve li trovate nella farm, la mia fattoria. Se uno fosse anche multiplayer avrebbe magari il suo nome. E l'ultima piccolezza, l'ultima accortezza, con tasto spazio, vi dice, però ve lo dice per singolo campo, quanti semi consumate per piantare, e poi cercate quello che dovete piantare. Quindi se nel vostro campo dovete piantare frumento, orzo, avena, cotone anche, vedo così velocemente, hanno tutti lo stesso consumo, quindi 461, litri. Ad esempio, dovete piantare mais, ne servono meno, colza ancora meno, patate invece, ecco qua che siamo quasi, non dico 10 volte tanto, ma insomma, siamo lì. Canna da zucchero non ne parliamo perché siamo 11.000 per dire, e poi vi fa il conto per pioppi, erba e rafano oleifero. Rafano infatti quello che consuma meno, anche perché poi è coltura da sovescio, quindi non ha nemmeno senso, insomma, che abbia un consumo così elevato di semi. E quindi questo l'avete visto per singolo campo. Ecco, quindi l'unica differenza che c'è da dire, e poi concludo, qua vi mostra tutti i campi con tutti i vari dosaggi che vi servono. Poi se volete anche vedere il discorso di quanti semi dovete utilizzare, lì ecco dovete selezionare voi fra i vostri campi o quelli ipotetici che magari volete andare a comprare. E cari ragazzi, con questo video concluso, vi ho presentato due mod che secondo me sono molto interessanti e, come dire, rendono il gioco molto più carino, molto più interessante anche da un punto di vista proprio vostro organizzativo. E da un punto di vista di bilanci aziendali, eccetera, quindi non è solo andare in campo e lavorare, ma c'è anche quell'attimo di organizzazione, ecco. Detto questo, spero di essere stato chiaro, vi saluto e vi ringrazio, ovviamente vi lascio con un fei bravi e ci vediamo prossimamente in un altro video. Ciao a tutti, ragazzi!